dirò qualcosa sul brano più grosso, più poderoso del concerto, che è la sonata di Shostakovich. Quindi direi a questo punto che possiamo chiamare con un applauso i nostri interpreti.
Thank you.
Thank you.
Fiat Lux, no, il Padre Eterno con Giuseppe, vabbè, vi ho sentito. E quindi abbiamo salutato con un applauso anche il compositore qui presente dell'ultimo pezzo del programma, questi Cristalli d'Aria. Quindi ancora un applauso per Riccardo Santoboni. Che elimina le vibrazioni, gli armonici della cassa acustica, quindi diventa un suono che tende al suono puro del diapason. E Cristalli d'Aria è giustamente questo suono cristallino in aria, perché il suono come si può fare? Con l'aria. Quindi giusto come titolo, e poi abbiamo sentito anche il pianoforte che evocava questi suoni cristallini da parte acustica. Bene, passiamo adesso alla seconda parte, diamo qualche minuto di riposo così ai artisti, a Giovanni Maria Marisco, non so come mi è venuto gli scarichi, ho fatto un anagramma, tante volte uno un po' sovrappensiero distratto così, e Elena sì, ogni volta mi impiccio nel Svorzova, perché poi il nome sarebbe Elena in russo esattamente, poi italianizzato Elena Svorzova. Bene, questa seconda parte, vorrei aiutarvi, visto che me lo sono ritrovato, avevo le bozze di una presentazione su un programma di sala scritta a proposito di questa famosa sonata di Dmitri Shostakovich. Questo è un pezzo sicuramente suo più famoso per questo organico di violoncello e pianoforte, ma la sonata risale al 1934. Ora ci sono due correnti di pensiero, ho visto. Qualcuno sostiene che questa sonata sia così, abbia una struttura classica con i quattro movimenti, richiami in qualche modo, posso dire, anche qualcosa di Brahms dentro di sé, ma è molto moderna. C'è qualche cosa che richiama anche Stravinsky, se vogliamo, quindi molto, molto moderna da parte. Ci sono anche echi di jazz, se vogliamo, ma questo attaccarsi un pochino alla tradizione, qualcuno ritiene che sia frutto della grande critica che lui ebbe dopo la stroncatura tremenda, che sia una stroncatura più politica che non artistica, sulla sua opera, che era uscita però all'inizio del 1834, Lady Macbeth del distretto di Vincenzo. 1900. Sì, perché poi non mettevo l'anno, ho detto 800, sì. Perché abituati al secolo scorso, ci dobbiamo rendere conto che noi siamo dell'altro secolo, che era il 900 e non l'800. E quindi al gennaio del 1934 esce quest'opera, viene stroncata però due anni dopo, nel 1936. Quindi io sono più dell'idea della seconda corrente di pensiero, e questo lo sentirete appunto, perché vi voglio leggere a questo punto, ce li ho scritti perché li avevo scritti anni fa, ho ritrovato le bozze, preferisco leggere così andiamo più tranquilli anche come tempi. E che piuttosto sia il vero Shostakovich, perché lui è sempre stato così, in equilibrio tra il moderno e l'antico e quello che era la tradizione precedente della musica classica. Ma poi ce ne sono tanti, uno che mi viene in mente adesso, che so, anche tra i francesi, Francis Poulenc era così, era da una parte la tradizione, da parte la modernità, interessantissimi poi questi personaggi. E quindi vi leggo queste note che avevo preparato a proposito di questa sonata. Ecco. Dmitri Shostakovich, nato nel 1906 a Pietroburgo, da giovane era stato un pianista eccezionalmente dotato, tanto che a soli 19 anni, pensate, nel 1925, si era classificato secondo al già famoso concorso Chopin di Versailles, uno dei concorsi più famosi e più importanti al mondo. E però Shostakovich rinunciò a proseguire una promettente carriera concertistica perché erano gli anni della appena trascorsa rivoluzione russa e l'Unione Sovietica era da poco una realtà e ancora non aveva mostrato del tutto quella sua tendenza.
che di lì a poco, con l'avvento dello stalinismo, avrebbe cercato di irregimentare tutte le manifestazioni dell'ingegno umano, comprese quelle per loro natura più libere, come la creatività di un artista. Anni prima, lo stesso Prokofiev, per ricordare un altro grande compositore sovietico, e dico sovietico perché all'epoca, Prokofiev era di origine russa, però era nato in Ucraina, quindi non era russo in del tutto, aveva aderito con entusiasmo all'ideologia socialista, e Shostakovich pure non ebbe esitazioni, preferì dedicarsi alla composizione, ritenendo questa più adatta di una carriera di concertista a servire la causa del popolo libero e sovrano. E in effetti per diversi anni Shostakovich poté essere completamente libero di seguire le sue personali inclinazioni e l'ispirazione nel modo di comporre. Di questo periodo fa appena in tempo parte la sonata per violoncello e pianoforte che stiamo per ascoltare, che è del 1934. Proprio all'inizio di quell'anno, come dicevo a gennaio di quell'anno, era uscita la sua seconda opera lirica, Lady Macbeth di Mezzensky, che era stata accolta bene dal pubblico e continuava ad essere rappresentata con buon successo. Ma solo due anni dopo, nel 1936, fu messa violentemente sotto accusa e ritirata dalle scene perché ritenuta di esempio negativo sia dal punto di vista stilistico-musicale sia per l'argomento trattato, scabroso e con un intento morale difficile da comprendere. L'autore fu costretto a sottomettersi ed adeguarsi al nuovo modo di vedere del regime, che voleva composizioni celebrative, monumentali e di più facile comprensione per il popolo. Shostakovich riuscì comunque anche in seguito, malgrado la viura e l'atto di sottomissione a cui fu costretto, a mantenere una sua personalità e, tranne qualche sporadico caso di assoggettazione al regime, mantenne una certa libertà di espressione in tutta la sua vastissima produzione, perché ha lasciato tantissime opere, al contrario di Weber che ha lasciato pubblicato una trentina in tutto. Tornando alla sonata per violoncello e pianoforte in re minore, opera 40, questa fu scritta, come già detto, nel 1934 e fu dedicata all'amico violoncellista Viktor Kubatsky. Ecco, spesso sono dei grandi concertisti quelli che poi determinano certe composizioni. È successo per i più grandi, stesso Beethoven, Mozart, se vogliamo, Brahms, e abbiamo visto, ecco, lo stesso Arvo Pärt, il primo pezzo pubblica finalmente per violino e pianoforte su richiesta di Guido Kremer. E Viktor Kubatsky, il quale lo eseguì in prima assoluta con il pianoforte lo stesso Shostakovich il 25 dicembre del 1934, quindi ben prima della famosa stroncatura del 36, quindi non si capisce perché dovrebbe aver subito nella sua composizione questo diktat di ritornare un po' alla tradizione. Era proprio la sua natura questa. A Leningrado, ecco, dicevo, come ormai si chiamava Pietroburgo, lui era nato lì, adesso era cambiato nome da Pietroburgo a Leningrado, adesso è ritornato da Pietroburgo. È una composizione sicuramente al passo con i suoi tempi e decisamente moderna, qualcosa che può richiamare insieme sia Brahms sia Stravinsky, come pure le nuove esperienze del jazz. È un pezzo molto godibile, a tratti appassionante, e si divide in quattro movimenti. C'è un allegro non troppo, molto bello, con un tema ricorrente particolarmente appassionato e con un suggestivo finale in pianissimo. Segue uno scherzo, lo troviamo scritto allegro il secondo movimento, ma è uno scherzo, molto leggero e con effetti speciali come pizzicati, per cui non si usa l'archetto ma si usa il dito per pizzicare le corde come la chitarra, glissati, glissato si ottiene facendo scivolare la mano sulla la mano sinistra sulla tastiera in modo da ottenere un suono che cambia continuamente di altezza, e staccati, note che staccati, e poi un largo, terzo movimento, un largo, anche questo a tratti con melodie molto intense, e un allegro finale dove si ripresenta un bel uso del pizzicato e che conclude la sonata con grande vivacità. E quindi siamo pronti a questo punto, abbiamo dato un po' di riposo agli artisti, siamo pronti quindi per richiamare le scene, chiamerei quindi con un applauso di nuovo.
concerto che concerto dopo il concerto, perché con tre visi poi ci hanno fatto conoscere anche due pezzi ben poco frequentati, una lista era abbastanza nota, gli altri due, veramente, anche quello di Rachmaninoff, che ho sentito solo Carasciò, non ho capito prima, vabbè, Carasciò si l'ho capito, quello che c'era prima. Una contraddizione interna. Sì, perché era, vediamo un po', è scritto in cirillico, quindi e quindi vi diamo appuntamento, il prossimo è domenica, o c'è prima, giovedì qualcosa. No, allora, i prossimi concerti per quanto riguarda l'Associazione Culturale con le Ionci e l'Accademia di Alto Perfezionamento, ecco, qui abbiamo il direttore dell'Associazione Culturale con le Ionci, che Valeriano Bottini. Beh, ma un applauso. Il biglietto della villa, il concerto è gratuito, ma la villa bisogna pagare il biglietto per entrare. E abbiamo un concerto tutto dedicato a Rossini con i Pesce de Vieillesse, i pezzi per pianoforte, c'è un pianoforte dell'Ottocento, e suona il pianista Marco Scolastra, abbastanza noto anche nell'ambito della RAI, e che ci farà sentire appunto alcuni dei Pesce de Vieillesse di Rossini. Abbiamo intitolato appunto, proprio perché è carnevale, così un titolo un po' intrigante, Nel salotto di un vecchio peccatore. E questo alle 11.